Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. Continua a spendere e spandere il Real Madrid, ragazzi, e lo fa con il nuovo acquisto, Mendy, che passa dal Lione al Real Madrid. Il Real stava cercando un terzino sinistro da mettere alle spalle di Marcelo, qualora Marcelo, probabile, possibile, probabile, dovesse rimanere, e questo nome, ragazzi, era Mendy. E tra quelli ufficializzati per questa sessione di mercato, perché ovviamente dobbiamo aspettare per ufficializzare gli altri, e Rodrigo invece è stato ufficializzato la sessione prima, era proprio aspettato 18 anni per arrivare, ci abbiamo Jovic, Hazard e Mendy. E tra questi tre il Real Madrid ha già speso quasi 260 milioni di euro. A questo punto mi risulta anche abbastanza facile capire perché Zinedine Zidane abbia accettato di tornare al Real Madrid, perché gli è stata promessa una squadra veramente, veramente forte, con ampi margini di miglioramento nella rosa. E ragazzi, di che cosa parliamo? Il Real Madrid adesso sta facendo tutto ciò che vuole. Pagato 48 milioni di euro più bonus, sinceramente mi sembra un po' tanto, a dire la verità. Cioè, secondo me il Real Madrid poteva anche un po' calare nel prezzo. Tra l'altro, settimana scorsa il Lione aveva detto che non c'era stata nessuna offerta di 50 milioni dal Real Madrid per Mendy. Aveva smentito, e poi si vede un po' come il calcio, perché la smentita conta relativamente poco. Quando c'hai per le mani 50 milioni di euro, puoi farli, ovviamente cerchi di stare zitto, di non far trapelare nulla per portarteli a casa. Il Lione non è scemo, ha fatto un'ottima plusvalenza, ha fatto molto molto bene a cederlo, nonostante il giocatore fosse veramente molto forte. 24 anni, 1,78 m, quindi nella media 1,75 1,80, nella media 1,78, quindi non è estremamente fisico, è abbastanza veloce, questo sì, fa tanti cross ma pochi assist, quindi qua va a migliorare. Che ruolo è? È un terzino sinistro, può essere impiegato volendo anche a centrocampo a sinistra, ma serve a poco, cioè nel senso, questo lo possiamo pensare qualora il Real dovesse all'improvviso, non lo so perché, si sveglia la mattina Zidane e impazzisce, cambiare modulo, ma Real giocherà con il 4-3-3 e a sinistra in basso giocherà appunto o Marcelo o Mendy. Ha fatto tipo 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni, 2 gol e 1 assist in Liga 1, quindi ha fatto un po' pochino. Che dire, il Lione l'ha pagato 5 milioni di euro, ragazzi, quindi insomma, per il Lione è una grandissima plusvalenza, va a fare una plusvalenza di praticamente 43-44 milioni di euro dopo appena un anno. Era un po' messo in luce alle Havre, aveva bisogno della grande occasione, della grande occasione che gli ha dato il Lione, e io penso che a questo punto debba fare il grande salto. Ora non so come funzionerà a sinistra, perché alcuni parlano di un addio di Marcelo, alcuni parlano di un addio di Marcelo al posto dell'arrivo di Alexandro, quindi magari direttamente scambio Juve-Real. Quel che è certo è che ovviamente un giocatore partirà sulla fascia, perché è arrivato Mendy, pagato 50 milioni, quindi Marcelo dovrebbe rimanere, Mendy dovrebbe andare a fare il secondo, che poi diventerà primo dopo questi ultimi anni di Marcelo, perché raga, Marcelo non è più un giovanotto, e Reguilón potrebbe andare via, anche perché non è che stia giocando molto, lui vuole più spazio, vuole dimostrare ciò che vale, e in questo momento, mi dispiace per lui, ma non lo sta facendo. Detto questo, io come voto voglio dare 6 e mezzo, non perché il giocatore non sia abbastanza forte, anzi, per me il giocatore merita molto molto di più. Il discorso è che 50 milioni di euro è una cifra molto alta, che varrà, perché li varrà, però molto molto alta, quindi do 6 e mezzo perché hai speso soldi per prendere un giocatore pagandolo più del suo valore, quindi non è che hai fatto il colpo della vita, non è che sei stato molto bravo magari a fare un prestito con un diritto, un obbligo, eccetera eccetera, semplicemente ci avevi soldi, l'hai spesi e via. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace, come sempre. In caso contrario, un dislike. Ma spiegatemi il perché. Vi ringrazio di aver visto questo video. Boscia la lala. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Molto presto.